Host 2023 continua, siamo allo stand di Molini Dalla Giovanna e siamo in compagnia di Sabrina Dalla Giovanna, la responsabile marketing e commerciale dell'azienda. Cara Sabrina, è un gran piacere riaverti qui ai microfoni di OrecaTV.it. Grazie Fabio, buonasera a tutti. Diciamo innanzitutto perché voi siete qui e soprattutto in questa location, nel padiglione numero 6, a strettissimo contatto con l'area della Luxury Pastry, area di Iginio Massari. Beh, è chiaro che noi promuovendo sempre, da sempre, la pasticceria, non potevamo che essere da parte del maestro Massari, che ha creato appunto questo spazio della pasticceria di lusso, invitando grandi pasticceri italiani e stranieri qua. E quindi il maestro chiama e noi rispondiamo. Ecco, e poi c'è Host, che è una manifestazione internazionale importantissima anche per dare visibilità alle vostre farine e ai vostri prodotti. Sì, assolutamente, qui abbiamo portato chiaramente la degustazione non solo di dolci ma anche di pizza, quindi pizza al piatto, pizza in pala, quella al piatto anche la nostra contemporanea, quindi napoletana, e poi ripartiamo con il lancio anche di quello che è il Pizza Beat Competition, che sono state riaperte le iscrizioni il 1° di ottobre per quello che sarà la terza edizione del Pizza Beat, quindi questo nostro concorso per andare a trovare il nostro ambasciatore per l'anno 2025, perché abbiamo in carica il nuovo della seconda edizione, che è Luca Valle, e quindi pronti però a cercare, dicevo appunto, un nuovo ambassador. Ne abbiamo parlato proprio su orecanews.it molto recentemente, abbiamo dato appunto la notizia del vostro nuovo tour. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? Allora, l'iscrizione al Pizza Beat Competition si è aperta appunto il 1° di ottobre e terminerà con il 30 di novembre, ma non finisce qui, perché a partire da gennaio poi si riapriranno le iscrizioni anche del Pastry Beat Competition, quindi sul 2024 ci aspettiamo quelle che saranno le gare regionali di entrambe le competizioni, ma la super finalissima del Pizza Beat a settembre al Mulino. Benissimo, e dunque ne sapremo di più nel corso di SIGEP 2024, nella terza decade di gennaio 2024. Sabrina, grazie per la pillola, la chiamiamo così ormai, è una pillola televisiva che deglutiamo molto efficacemente. Grazie ancora. Grazie Fabio, buona serata a tutti.